Take an eye down. Sono andati gli altri. Cazzo vuoi? Sono andati sul mercato gli altri. E tu stai andando a dormire, scommetto. No, io sto andando a fumare. A fumare? Yeah. Aia, William, Andrea, Ila. E con quale mezzo? Sono andati col Camacho. E quando mai? Vabbè, vai, io vado a fumare, va bene. Vai, ti ne appumo in mezzo. Vado se grazie per il mezzo, vedi. Grazie, arrivederci. Alle mezzo, questo momento. Posso ammazzare, dai. A pumi. Questo entra e va a pumi. Grazie, ne so. What's the friend game? Che stai facendo? Sto vendendo qualcosa da bere. Vabbè, ci andiamo, grazie. Ho preso il tuo amico. Vediamo dove sono gli altri, vaffanculo. Il gioco mi diretto è morto. Anzi, stiamo diventando bravi. Andiamo a dominare i due. Porca puttana, stiamo diventando bravi, bravi, bravi. Vabbè, ci dobbiamo far riconoscere proprio, diciamo. Ma che te ne fotti? Perché hai un altro mezzo, tu non hai più altri mezzi. E vabbè, prendivi la moto. Ah, la tua moto è un posto. Ma la mia moto è più bella. A un posto è perfetto. Come quello che hai visto prima, che era a quattro zampe. Io non l'ho visto, mi sono cagato sotto. Solo che me l'hai detto. Ma sai perché si sta andando con questo poi? Io li vado lì e li faccio. Io devo sequestrare il mio Camacho, perché vi state rompendo l'amico che ve lo prendete sempre. E che cazzo? Mucca! Io ho avvertito, era la mucca pazza, dovevo abbattere. Sì, hai ragione. Ah, e l'hai visto? Io non l'ho visto quelli. Quando gli ero fantasma. Ogni tanto dargli un check, sapendo che rispondono, sta animale. Ecco, io la dovevi fare la live, dovevi fare così, poi me lo vedevo questo mosso, facevamo la clip e me lo mandavo, e poi era un phantom quello lì a quattro zampe, mi pare. No, ma comunque no, secondo me con la X ti dice chi sono, cioè come abbiamo fatto con i gemelli, ho fatto XX. Quando li sbaglio vuol dire che non hanno fatto proprio, secondo me. Ah, la bambina del cazzo. Evocare, madonna, la prima volta che abbiamo evocato. Mi sono cagato sotto. Prima pure, mi sono cagato sotto, mi sono messo piccolo che danno all'ingresso. Sono in mezzo di un fantasma. A me è un gioco alternativo, un gioco diverso. C'è quello, c'è quello. Vedelo tu? Sì, sta venendo a sequestrare il mio mezzo. Stavo più in mercato. Sì, sta venendo, tranquillo, me lo porta adesso.
Io mi cago, cazzo, non male che mi cago tanto, mica sono coraggioso, l'ho detto, mi spavento dei pandati. Avete beccato il gioco dove mi cago di più io. Perché ci credo, le volte. Bastardo, ridi, sta minchia, ridi. Dovevi vedere il live quando è venuto quello vicino a me, mi sono messo così. Tipo che non volevo respirare io. Lascia stare, va. Capite che sono state le telecamere di merda, sono una telecamera decente. Madonna che. Bastardo, mi sono cagato sotto! Sì, però. Però cosa? Abbiamo indovinato i due, cazzo! È il fatto che mi buffi sale dappertutto. Ma vedi, se io non metto il sale come dici tu non lo trovi. Io ormai ho capito i No, ma tu punti. lo devi. No, ma tu lo devi. È quello là, diciamo. Quell'appartamento là è sempre la stessa parte, capisci? No, non è sempre lo stesso, vedo. Cambia, il Sì. fantasma cambia. Vabbè. Poi comunque, prima vi voglio prendere la mano su quell'appartamento, perché l'altro non è più pericoloso. E che fa? E vabbè, poi domani proviamo l'altro. Ah, dobbiamo provare uno un po' piuttosto. Sì, hai ragione, quella Vedete c'è. piano che buttate giù il cancello con quell'affare. Io butto tutte cose, cioè non ho capito niente allora. Come Carica. si carica? Aspetta, lo carico io. Se Vai. scendi lo carico io. Se scendi lo Carica. carico io. Caricalo, vai, Gianfranco, forza! No, vuoi vedere che vogliono cacciare il Camacho? Ho anche la stessa impressione. Caricalo, sequestriamo questo mezzo, vai, vai! Portatelo! Così la Ma che stai smettete di portare il a fa? mio Camacho! Sì, ma fermi un po' un attimo, lo scocciate pure, dai. Come lo scocciamo pure? E mica è un'arancia! Ho capito, ma visto Ma dove comunque l'hai se l'è rubato sto portato in giubbotto? Che mezzo. io te lo rubo stasera! C'è sta nuovo? C'è No, sta nuovo. nuovo. Vi assicuro che avevo pagato il parcheggio. Sì, Dovete avevamo chiamare il pagato il proprietario. parcheggio. È la manca da bolla scaduta, mi dispiace. Perché abbiamo buttato la cosa a terra. Che buttate a terra? Parcheggia, va. Già frega, ho detto parcheggio, non ho detto distruggere l'ingresso. Distrutto l'ingresso, domani non ci sono. No, ma non lo faccio di sera. Almeno mettilo di traverso che gli hai buttato giù il cancello. No! Oh, fine del lavoro, il cancello lo rimontiamo domani, quindi ragazzi. Beh, mi sa di sì. Jumpy? Stanotte quando non disturbi a nessuno Jumpy, il possiamo cancello accendere. quando Un... me lo rimettete su? Ma lui è stato, non sono stato io. no, 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 no. Cosa non Lui no, stava no. Sei stato guidando. tu, sei stato A me non Tu, me ne frega sono chi è scaricato stato, io. famo che però il cancello me lo rimettete su prima che poi mi smonto io a Mamma voi. mia, ma che cos'è, un carro armato? Non ti posso credere. Te l'ho detto, vai di No. piano, non ti il cancello. Ma Cioè, siamo a poco mi appoggiati, io lo buttavate giù ricaso ogni pure quelli volta blu che dei vado cancelli, piccolo se piccolo avessero un attrezzo e me lo porto problema. dietro. Diciamo Sì, non ti che è un faccio. buon veicolo per sfondare i blocchi, quello lì. Ma io Senti, lo usiamo contro i Tyrant, vediamo se funziona. si può provare. Lo agganciamo col gancio e lo portiamo in Verso giro, dai. Prima l'infinito. Oddio, lo sarebbe una viamo. cosa divertentissima, ragazzi. Prima lo viamo sotto e poi lo agganciamo. Io mi dissocio. E da dove lo vuoi agganciare? Spiegami. Ecco. Non so quanto. No! Basta. Come? Beh, ci avrà uno zaino il Tyrant, no? Sì. Ancora Sì, mezz'ora della non scheda galera. sai, no? Ah, mezz'ora morto. Oh, c'è chi piace. Ma Magari a Tyrant, cazzo. Giusti sono.
lo butti. Appunto. Come diceva il Jack. Il culo. perché? Oh, raga, lo iniziamo perché e niente. È una brutta piega. appunto, pure le pieghe, a posto. ho capito. Ma se vuoi mettere il dito nella piega. Sì, no, sono quelle frasi che cioè escono proprio spontanee. Sì. Dico, se dici di questi sabusti è quella, la risposta sì, è quella. Aspettate un attimo. Aia. Rassi gli ha detto che andare a fare i gumi. Era iperattivo, non si vede neanche, come diceva Giacomo. Culo. È serata che... Piegali, ecco. Piegali, ecco. No, è lui che dice il è come lo spagnolo con la S, no? Carter. Lui li chiama tante volte gliel'ho detto. Lui continua a dire Ip me. Ormai per far capire chi era la persona. Non ci possiamo fare niente. No, sta sto ragazzo. Visto quel ragazzo quando presento. Viene va sempre in giro, non si ferma un attimo. Quello che era come su me in prima SD. Mentre fa i Puma, poi inizia a fare tutti i bidoni, poi ritorna a fare i Puma, cioè non so quante munizioni spreca al giorno, però poi va in miniera, poi è iperattivo. Non ci sta sì, un sì. Secondo fermo. Sì, sì, quando se lui dovrebbe stare qui si sente male. Dice io vado a fare cassonetti, vado a fare macchine. Mi ha detto che sta insieme altri tre, chi sono gli altri? Uno è Jim e sto due ragazzi che stanno con lui. Ah, ok. È buono, no? Sì. Sei educato. Guarda te, quanti 4 di 7. Sì, no. È il fatto che a volte c'è. Ma il problema è neanche con noi, no? Il problema è che non gli si porta vicino quando sta in vena per lavorare, capito? E lasciatelo lavorare, madonna. Per 4 pumi. Sì, vabbè, poi stasera ci ritroveremo sicuramente con mille metallo in casa. Ascolta, lo sai che fa? Quando un giorno in miniera per continuare a lavorare si è bevuto 4 birre. Ha detto a un certo punto vedo tutto nero, ci credo. Aspettate, un attimo, messaggio. No, qui invece faccio tutto io, allora non fanno niente. Ecco qua. Non ci credo. Altra colla. Almeno devo scegliere. Esatto. No, quella era il calendario. Ah, vero, quella era il calendario. Vero. Anch'io sono in. Vedevi verde. Non mi baciate, mi raccomando. No, non me ne frega un cazzo. Basta. Oh, devo mettere la maschera tu. No, qua stanno tutti. Siamo e che cazzo vuol dire? Un attimo di vento e ti prendi. No, vabbè. Non prendo niente. Basta. Non prendo niente. Basta. No, niente, è chiuso. E te buon umore, dai. Questa risata con la ricorsa sta caricando. Caricavo col colpo, vuoi fare? È a molla. Fai danno quando guidi, che cazzo ti grammato? No, tu io non l'ho rotto, sono entrato piano e si è aperto. Poi se tu lo vedevi rotto non lo so. No, già rotto. Quando appena sei passato, boh. No, piano, c'ho pure la prova. Vabbè, che buono. Buono a sapersi che possiamo distruggere tutte le in cancello. È un carro armato. Cioè, pensa un po' le macchine.
se becchi la macchina davanti, dove la fai arrivare? Stavo ancora stressato. Sì, ma che dobbiamo fare? Come sei stressato? No, stavo stressato, ma no. No, io gioio. Punta le gomme. Col piede di porco. Sa mai. Grazie, grazie. Col piede di porco serve per rubare, per aprire le macchine che... Non è pitonata. Cosa è pitonata? È plutonata. È un altro il tappetti che vende, quell'altro abbigliamento. Sì, ne ha tenuto uno per farsi il giaccone. Che hai da guardare? Io ti sparo in bocca, hai capito? Non mi devi offendere. Non possiamo fare nulla. Ma vuoi vedere tu, cretino? Un supereroe. Sì, sono tappeto, man. Come Zerbino, dai. E poi gli dici che... Ah, ma lo posso dire io, non vuol dire tu però. Scusa, mi dicono, il cappello, il casco, mi sono cambiato, hai visto? Anche se mi dicono un certo colore, non lo posso fare. Tu sei uno di quelli. Chi? Tu. Ma che cazzo? Hai il colore come lo usano loro, per questo ho cambiato io. Adesso devo vedere che c'è una giacchetta nuova con le borchie, che devo provare. Con le borchie? Sì, sì. Ma poi devo andare a fare una giacca di pelle con le borchie, dopo prendo la gente a spallate per fargli male. Le spalline d'acciaio. Sì. Sporchiato. Due tre stella. C'è un po' di sarapa. Ma che allora è novità che avete fatto? A parte aver supportato l'AS. Madonna. Anziare con AS, che abbiamo fatto giro di 4-5 negozianti e avete ascolta, vai a fare pure. L'avete trovata? Non ci supportiamo più. Non supportiamo più. L'avete trovata? Dico le cose o no? No. Che palle. Ma non si può fare. Comunque così. Oggi c'era i Black Roses che stavano andando in giro per negozi. Ah sì, ormai si spaccia la voce, allora attacchiamoci a Piffer. Io sono tutti, lo sono anche i RIP. Secondo me non ce n'è più. Diciamo che mi sa che già ce n'era poca prima, adesso che ne stanno in tanti. Lotterei veramente. Sì, stasera strappiamo il cappello e il giubbotto, dai, vabbè. Oh! Giubbotto quello là, il cappello. Quello le ho dato al te il cappello, no. Diceva cheat. No, ti cago dentro al cappello, così lo metto in destra. Perché? Ma subito. No, ma mi scusa. È a parlare con Winston Blue. Ok. Winston Blue. Perché una sigaretta? Ricordi. Io sono la che strai. Vabbè. Va bene, ragazzuoli, andiamo. È un po' scomodo il casco. Si è incastrato. Noi siamo i ragazzi di Aya. E lei è la nostra donna. Andiamo, Aya. Va bene, zia Aya, qualsiasi cosa. Zio Aya. Perché dopo cerchiamo le palline. Siamo i suoi ragazzi. Va, dai, andate a offrire guida quell'affare. Via. Hai ragione, su, aspetta un attimo. Vai, aspetta, guida allora, forza su. Eccolo, guidalo. Forza su, io me ne vado con qualcosa. Non ho capito chi comanda. Dillo che fa. Lo volevi sparare. Quando è... Ma cosa voleva sparare? A Camaglio. Ma è aperto il Camaglio, ignorante. Che cazzo, vedi i soliti vizi, non si tocca, dimentico domani. No, non fate dietro, faccio che specchi il collo. Dove si va? Dove si va? E non rispondo. Ma dove state?
Che radio state? E allora perché non mi cagate? Ho detto dove si va e non mi cagate, vi sparo un bocco. Io voglio una... Allora, ho detto ieri sera che voglio parlare con queste ragioni perché mi vogliono portare agli umenti. Se ma la loro risposta gli farà molto a fare le. E dove li becchi sta ragione? Mi spieghi? In giro? Sono all'SD. All'SD andiamo allora. Allora andiamo a prendere un paio di moto, dai. Appunto, che possiamo sta macchina. Andiamo con le moto, un veicolo a due posti. E così Camacho si riposa. E che cazzo? Ah, può tornare utile il carrozzo, magari ce li dobbiamo portare a braccio. Che simpatico deve essere. Come un dito al culo. Bravo ragazzi, già che sposa le nostre idee. Ne vedi, eh? Guarda che scemo, guarda che scemo. Ah, sto coso ci devo mettere il nostro. Il nostro, la turbina. E vedi come va. E il motore. Il motore devo metterlo io nella moto. Tu non hai guidato la mia moto, così. Non ho messo il motore, ho messo solo il turbo, il nostro e le sospensioni da gara. Invece se li metto il motore volo con quella moto. Ah, finisci di suonare. Cazzo fuori. Io suonavo, no? Vai, diceva. Ah, io poi non lo vedi nave. In che senso? Non lo vedi, ma che sta a fare? Ma che... Cazzo. Ma che è flash? No, oh, la vedi. E corre come flash. Li voglio anch'io quei poteri. Diciamo che se la fai arrabbiare prende fuoco. Ma quella era flash, non è fuoco. Va, buono. Scusa, flash faceva le strisce di fuoco, quello che era fuoco, bro. Dicolo, qualcuno mi diceva che sono Carter. Sì, Carter. Potrei tornare qui al mercato, abbiamo un problema enorme. Che è successo? Becchini hanno rapito Nathan. Qua. Stiamo tornando. Grazie. Qua, il tempo che ce ne siamo andati. Sto arrivando anche a Perez in autostrada, però. No, andiamo noi e fanno le cose. I becchini hanno paura di noi. Così conosco i becchini. Chi è che parlerà? Io. Madonna mia. Voglio pure io quei superpoteri. Aia, avvisala, così viene anche lei. Veramente ti do fuoco, altro che roba. È bellissimo. Ce ne andiamo? Chi sono questi? Sì, devo trovare. Allora, di qua non sono passati, quindi sono andati dall'altra parte. Sono andati verso giù? Certo, ma qua non sono. Geoffrey, non sono passati da qua, che erano flash. Quindi sono passati dall'altra parte. Guarda che bella! Mi sono innamorato su Frank. Sai come ce l'ha? Di fuoco, pensa io se. Ce l'abbiamo fatta domanda? No! Vai in serio! Faccio tipo Ghost Rider io! La fiamma di fuoco! Capito perché devo andare ancora col carattere qua. E che puoi fare? Vuoi tornare a casa? Che ne so. Tu hai regalato il tuo bella cosa, la Willy. Dobbiamo farti una moto a terra, adesso. Non sono andati sotto, ma dove stanno andando? Non sono andati sotto. Non sono passati di qua. Dietro a loro. Ma non sono passati di là!
ghiotto in radio qui, eh. Ma raga, non sono passati di là, siamo, noi stavamo tornando a casa, non abbiamo visto macchine. Stiamo prendendo la Teris perché era con Nathan e sta lei per dirci qualcosa in più. Allora meno male. Meno male, non vedevo come mezzo, l'ha presa lì sotto allora. Si picchini. La madonna. Fai lontano se fringhi, prima che esplodiamo. Minchia, è turbo ha messo, guarda come va. Carter, ascolta una cosa, andiamo al mercato, facciamo calmateri e ci facciamo spiegare tutta nada, perché se no così non che basta scappare. E poi noi torniamo a casa un attimo di giù, prendiamo la moto. È lì. Io cambio un attimo l'audio, ci vediamo al mercato. Ok. Andiamo a prendere la moto a casa, casa, perché con caratteristica non è cosa loro. Vai, non ti preoccupare, poi se vuoi arrivare a Rebel, pure il Rebel, ma non penso che sia buono. Rebel. Il Rebel è buono però. Ce l'ho fatto, ho fatto tutto a Rebel. E allora pigliano. Tanto chi è William il proprietario, no? Un attimo. Il Rebel fa 300 rand. Secondo me dobbiamo attirarli gli arancioni nella loro stessa trappola. Dobbiamo mettere un veicolo fermo. Ci dobbiamo mettere sopra il tetto. Sì, sopra il tetto, sopra sta minchia, roba di qua. Dobbiamo fare la stessa cosa loro. Sì, vabbè. No. No. Perché? Si va lì e si spara, basta parlare. Come basta parlare? Ricordalo, da preda a cacciatore un attimo. Noi siamo state le prede, ora diventiamo i cacciatori. Poi noi. Da e aia, a preda. È un attimo. Perché predoni? Non è predoni, io cacciatore, ammazzarli, predoni rubano. Loro non erano dei predoni? Ma che cazzo mi hai fatto di loro? Io voglio dire. Che cagotto l'ho fatto venire? Vieni. Quello non era UA! Visto che hai aperto nulla. Ne so qua. Ma tu ti aspetta tu da muoio. Solo noi siamo rimasti. Secondo me con la balestra al bambino lo schianto. No, deve avere il paletto. Eh sì, ci metto il paletto dentro alla paletta. Guarda se ci succede qualcosa adesso. Ammazzo qualcuno. Prendo la balestra. No, o mi tengo la cappa, che dici? Ma non lo so, fai tu. Io penserei di tenere la cappa. No, perché la palestra che poi sparo più lontano. Ma vedi se ci sono delle frecce. Frecce ce l'ho, ci stanno. No, ci sono delle frecce. Mamma mia. Ai, la schiena. Balestra. Prenditi un defibrillatore, Zè. Già ce l'ho, che ce l'ho, io sempre me lo porto dietro. Un medikit e una benda mi porto sempre. Se non prende il moschetto
No, piglia balese più lontano. Balestra? Il boschetto ha 53 coppie dentro. Qua è mo... Ma come? 20 balestra. Come 20? E che cazzo ne devo fare 20? Ma... E che cazzo, io sono rimasti 35. Forse qualcun altro si è preso la balestra. Allora, balestra, balestrina. Mica tutto questo posso fare. Video di poco, chiave inglese. Faccio un cazzo. Come si fa? Come si fa? Andiamo! Andiamo. Sì, ma che pigli? È bella. È vero. Stavo dicendo, sto prendendo la moto, vai piglia, vai guida. E vaffanculo perché vai da padre che gioca a FIFA, meno male no, non me ne sono campano FIFA. Che canadio. Ecco. Tutta pasta lì? Sì, siamo qua al mercato e cercate di fare il punto. Che ci trasferiamo sulla nostra biodiranza. Stiamo arrivando. Oh. Non ho capito che hai detto? Ci trasferiamo qui sulla 92 a parte uno di noi. Va bene. Che ha detto? Non lo potevi dire dopo. Ma che ha detto? Ha detto che passiamo alla 92 a radio, no? Mister Furbizia. E meccan. Ma chi era? Si chiama quello? Candida. Come si chiama? Candida. Che cazzo ne so, non me lo ricordo, chi da lei no? Porca puttana porco! Oh, ma tutto a bano! Tutto bene sì, vaffanculo. Oh, ma tutto bene, vaffanculo. Tutto bene sì. Oh, ma che dove cazzo stai facendo, Ras? Sto facendo un pochettino di fumi. Ma chi sono questi ragazzi? Oh, sto facendo un pochettino di fumi. Sì, ma chi sono questi ragazzi? Buonasera. E Jim, gli altri due sono... Piacere, Jim. Ascoltami, ci sono Jim. Dei problemi. Sì, ci conosciamo. Certo, ci conosciamo. Che fa, sto scordato. Ah, hanno detto... Okay, dai, ora arrivo. Ma Jim dello Shield? Sì. Ah. Siamo messi male. Sì, hanno detto in radio, dobbiamo andare al mercato. Noi dobbiamo andare al mercato. Pure a me mi hanno detto. I ragazzi li lascio a piedi. Appunto, che fa? Che faccio? Poi dopo te le vuoi portare no, dietro? Andiamo al mercato pure noi, tanto. Tanto che andiamo a fare? Stavo che andiamo a munizia, stavo con lì. E andiamo tutti al mercato, ci ammazzano al mercato se ci veniamo pure noi. No, non siete cattive persone, poi non lo so. A posto. Già mi sta sul caso su Gimo, ora lo ammazzo. Addio, è stata bella, ora vogliamo di nuovo. Ma che è sta cosa rossa? Ma vedi sta luce rossa? Non vedo che è la Terry, si è ingazzata. No. Ma perché si è ingazzata la signorina in fiamme? Che sta di rossa radio? No, non sta di rossa radio, sono 90... Qual è? 96? 92, aspetta che non è 92, sono pure. Vai, vai, entri in 92, rimango sull'altro, 666666! Sto andando a cercare Joe Gabriel. Sto andando a cercare Joe Gabriel, cosa... Come cazzo si chiama? Io non mi ricordo manco più, no, vaffanculo. Ce l'hai? I Black Roses prima erano andati verso la città vicino a Eiper. No, tu sei il meccanico. Mica mi porto pure quelle, che mi devo portare una farmacia, tutto cosa mi devo portare sul giusto zaino. Sono io il meccanico, tu no, eh. Ma vaffanculo.
Ma non le rompo le macchine, tu le rompi. Guarda caso. Io per non buttare sotto a quei ragazzi. Potevi metterlo sotto, cazzo te ne fotti. Ma c'è finta, non l'ho visto, scusa, sono vecchio. Stanno ancora a mercato. Siete ancora a mercato. Siete ancora a mercato? Poi vediamo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Non ho capito. Stavo andando a ripere a chiamare gabbia. Stavo andando a ripere a chiamare gabbia. Ma non c'è il meccanico. No, sono là. Ma ci stanno i lupacchiotti. Oh, aspetta, lì fuori ci sono gente a petto nudo. Tanti tranquilli, adesso vi aggiorna Ila e i ragazzi del mercato. Vabbè, sei campo. Carter. Eh no, ti devi ancora sì. Io. Prova a contattare anche Jay quando sarai. Ok. Dove è andato Jay? Non lo so. E che ci sei, dice c'è anche Raghello, va. Dove sono gli altri? Non lo so, ce lo devi spiegare la ragazza, non so qual è la ragazza. Will? Will? Ehi, dove siete? Che è successo? Spiegaci, raccontaci. Nathan è stato rapito. Questo lo so. Dai becchini, è stato rapito. Dietro il cambio. Ma ho capito da Pechino? Vogliono Diego in cambio. Diego in cambio, capito? Io non sto capendo niente. I Pechini vogliono Diego in. Vogliono? La radio ce l'ha solo a Teris. In contatto con i Pechini, non vuole dare a nessuno. Quindi lei è l'unica che è in contatto. Noi altri sono sulla 92 per avere aggiornamenti continui. E ma Aya dove è andato? È andato dai Reaper o da... mi sembra che è andato giù verso i Reaper, comunque credo stiano cercando rinforzi e penso anche i diretti interessati. Rinforzi ancora? Così. È andato con Carter. Con Carter? È andato verso... con Carter. E gli altri. Chi è che è stato rapito? Non ho capito. Nathan. Che tu non conosci. Ah. E chi l'ha rapito si sa? I becchini. Ah, i becchini, sti cornuti. Io ci ho avuto a che fare con loro. Non sono gente che sta bene con la testa. Non sono una persona. Ah, come Ras, va. Che c'entra? Io non sono un becchino. No, tu sei un cretino però. Dai, ma perché lo tratti male? Ma perché non c'è. No, non ce l'ho con te, sei un cretino e basta. Vabbè. Ha fatto l'abbonamento mentile per gli inzotti da. Quello stavo dicendo. No, non c'ho stato. Poi non mi abbonavo a questo canale stupido. Sono abbonato, Sei abbonato. Tu sei abbummato, te sai. Mi ha abbonato. Ah, si è imbanato, come? Con i panini, come si è imbanato? Noi gratis, vieni qua che cioè vieni dai meccanici che noi ti insultiamo gratis, capito? Ma io non insulto loro, sono insulto andare a te. La mia imparazione è un insulto omaggio. Capito? No, ma io a lei non lo conosco comunque. Se vuoi cambiare colore. Guarda, già ci sta provando, hai visto? Sta traccando lei. È impegnata, mi dispiace. Come si chiama? Brr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 
conosco. A me, che cazzo ne so? Io sono scappato di casa. Tu sei scappato a Z. Oh, vabbè, va bene, ti cucino come un bollo, guarda. No, dai, questa cosa che ha appunto, dai, butto in godo, devi picchia a fuoco. Io non ci sto a capire niente, voglio capire solamente che stanno a combinare. Hanno se preso quello, sono andati dei tipi. No, no, però... non ho capito il nome, come si chiama? AZ. AZ, molto piacere AZ. Ma che ha AZ a salire in macchina e forse andiamo forza. Ok, ma non andare. Vedete mai che andiamo veloci, boom, e lei dove la mettiamo? Infatti, ma che andate, bastardi andate io se vai di mettersi le mie gambe però torno alla base io dai vai con lei vedi che hanno un posto chiedi no torno alla base tranquillo come tanto, torno alla base e tanto non sta
molto utile io contro i becchini. Che beh, parli, tu sei bravo a parlare. Ce l'ha bene. Fai un balletto. No. E allora, andate, andate. Vabbè, ti veniamo a prendere dopo, sono nei mezzi. Tranquillo, radio, tranquillo, andate. No, ma ci stanno, andrò a riposare. Va tranquillo. Va bene, ecco, se ti rapiscono poi. Beh, se mi rapiscono, guarda, cioè, due palle perché mi dovranno anche... ti ripeto, devi mettere il braccio io, no? Ti porto a casa. No, no, ma tranquillo, vai, vai. Va bene. Vabbè. Ciao. Ciao. Attenta. Ah, ma razzi che si porta, gente... No. Palle portare, sono ragazzino, bene. Lo so. Non la puzza di latte. Dove dobbiamo andare, a destra o a sinistra? A destra o a sinistra? Sinistra. Sinistra. Vabbè, spero che ce l'ha la bici. Cioè, io se l'hanno sparata così come se niente fosse, ma... Che cattivi sta gente. Non ho capito che. Io voglio sapere questi se sono andati. Ragazzi, dove siete andati? Direzione galleria. Galleria. Ok. Siamo andati in galleria, dove sono i romani. Non andiamo in galleria, non mi raccomando. Certo. Mica mi fido io. Che ne sai che dei lupi mannari di diventano da. E si tolgo io, mi si mangia un razzo, che bello! Meno razzo. Salendo. Siamo noi. Torna giù, grazie, stiamo scendendo. Arriviamo. Ok. Dove ci vediamo? Ok. Sì, a scendere dove? Casino carcere. Dynamo. Va bene? Ok. Dove la vado a mangiare? Che scacciati. Guarda, guarda come... Ma chi è che lo guida il mio camaccio? Mi devo sparare in bocca, dove giù. Chi è la Jay che stava salendo, quindi ogni tanto buttiamo qualche cesso. Ok, provo a fare qualche cesso. Vai, vai, lo riprendi, vai! Vai con sto cesso di macchina! Niente, ti sento, lo possiamo andare a prendere la macchina. Se muoviti. Lo riprendiamo. Ah, certo, lo prendiamo un po' male, certo. Check Jay. Riprendilo. Vai, sono pronta, però lo subito faccio di domenica. Carter, ma non hai trovato nessuno quando sei andato giù? Sì, sì, ho chiamato, ho parlato con Jay in radio. Guarda, 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 guarda. Ma adesso che sta facendo? Vai, che lì subito. Anche a Panasso! Anche a Panasso! Massimo ha paura di sorpassare. Invece ma... sorpassavo un pezzo di merda. Ci stanno raggiungendo anche Black Rod. Vedi a cartella, sono stato a posto quella macchina. No, lo dico niente. Hai ricevuto. Stanno guidando. Non le dico un cazzo. Non vi conosco, io mi fate fare male alla brutta figura. Ma fa un culo. Già, voglio vedere che cazzo guida il camaccio. Ras sa guidare. Che guida il camaccio è ingannato, però. Non sa guidare proprio. Sì, vabbè, Andrei. Ho guida. Carter, tu ci sei? Sì, siamo qui, siamo quasi arrivati. Okay, yes.
aspettiamo al casino, davanti al casino. Ok. Ras, mi senti? Manca qualcuno davanti al casino. Ras, acchiappa. Speriamo che rapiscono la vaia. Speriamo che rapiscono la ressa. Sono non ne ho nemmeno più. Quando con dei belli mezzi. Ma voi qui ragazzi si vedono stare là dietro. No, ditelo perché lo faccio ras a cappa e faccio dito medio. Ma vedete questi ragazzi vorranno venire da una guarda, eh? Ormai Jay, dove c'è Jay. Zeta c'è la mamma. È pazzia. Che è successo? Stiamo scesi già giù. Che sta succedendo? Scendete tutti ragazzi, parliamo un attimo. Andre, non sei qui da. Ma che dici? Tutta la volta il giro. Alzate le voci. Sapete tutti quello che è successo, no? Sì. Ok. E i becchini vogliono che li contatti alla radio 789. Sto cercando di fare dei check in radio da quando siamo partiti, ma ancora non ho ricevuto risposta. Probabilmente siamo ancora troppo distanti, quindi dobbiamo fare un giro e cercare un punto dove riescono a sentire. Alla radio 789? Sì. Ma davvero? Sì, perché ti dice qualcosa? Sì. Che sarebbe la radio 789? La radio che Gabriel ha dato a Legione per contattarlo, per portargli Django. Buono. In questo momento non mi interessa. Invece è interessante. Poi le vostre supposizioni le facciamo in un secondo momento. Sì. Quello che mi interessa in questo momento è che nessuno di voi faccia stronzate che mettano a repentaglio la vita di Nathan. Perché se succede qualcosa a Nathan, io vi stacco la testa uno per uno con sanne e artigli. Non so se sono stato chiaro. E vi do fuoco io. Chiaro. Ok. Cerchiamo di contattare questi stronzi. Qualcuno di voi entri in radio, cominciamo a dividerci, giriamo e cerchiamo di capire dove cazzo stanno. E cosa cazzo vogliono soprattutto? Scusa. Lì, Ateris sta dietro alla radio. Voi due state dietro alla radio, state insieme a noi. Non lo so, era. Credo che. Viene. Sì, falla salire con me. Facciamo noi senza prendere iniziativa, attendiamo solamente gli ordini. Sì. Non spariamo a nessuno. Se no qua secondo me ci ammazzano a tutti. Entra in quella radio tu, sei tutto no. Entra tu in quella radio. William? No, io rimango nella radio. Io sono in 92. Ma, ecco, 92 tu entri in quella radio. Okay. Oppure rimani tu in 92 e entro nell'altra radio. Ma che. Vai a sentire tu 789. 789. No. Bello, vai. Che ci sto aprendo? Non so, dove cazzo stanno andando? Veramente ci dobbiamo dividere, se non hai capito. Com'è? Ci dovremmo dividere per capire dove sono loro, no? Ci dobbiamo dividere. Fu così che moriamo tutti. Ah, aspetti, io muoio di sete. Chiamata, dai. Chiamalo tu, 92, 92 lui. Aia, mi senti? Ragazzi, noi camminiamo insieme. Dove state? Dove cazzo è? Io non capisco perché ci dobbiamo dividere. Dove hai? Dobbiamo morire tutti, soprattutto figlio Fermo. Ma vaffanculo, ma è il tuo cazzo. Ma è il tuo cazzo. Vabbè, io vengo dalla nostra area, dai, 92, dov'è? Devo capire dove sta.
Aia, dove stai? Aia. Dici, dica. Dove siete? Siamo qui dove eravamo un attimo fermi, che si stanno organizzando con i boss. No. Non so dove morire però. Cioè, perché ci dobbiamo dividere poi? Sai, io sono vecchio lupo, non sono un lupo, ma sono vecchio lupo. Per me succede qualcosa. Sì, raviscono dai. Ha fatto buono per me. Cosa che non si porta di cavolo. Il Camacho con lei all'interno, non deve stare alle lezioni. Ferma di razza, vado io avanti. Come minchia? Ehi! Oh! Ragazzi, dobbiamo fare attenzione, che sennò questi prendono un besciolino, ne prendono un altro che è Aya. Ma da lontano, dobbiamo solo fare un check. Se li sentiamo in radio, radunamo tutti e poi ci mettiamo d'accordo. Solo vedete rispondere a radio. Sì, ma no, non ci dividiamo noi però. Aya, facciamo attenzione. Visto che ti cercano come un'unghia pessa. Non lo so. Poi se te lo fai prendere, scendi da Camacho. Scendi da Camacho e mettiti nudo qua al centro di strada. Che cazzo? Ma non ho capito quello che ha detto, perché ha detto cosa? Vabbè, dopo vado a rivedere un attimo la situazione di Carter. La zona più o meno dovrebbe essere quella intorno alla biblioteca. Nella biblioteca? Vabbè, al gruppo quindi. Ma avete sentito qualcosa? Non ho capito. Intorno alla biblioteca cosa? No qua, dove vai? È la zona in cui si sta qualcosa alla radio. Okay. La biblioteca. Ci siamo vicino alla biblioteca. Andiamo verso la biblioteca? Sì, no? Sì. Strada. Sì, andiamo alla biblioteca, ragazzi. Vai, vieni. Ok, ci dirigiamo verso la biblioteca. Sono incasciato, vediamo che cazzo succede. Arriviamo anche noi lì. Vediamo che cazzo succede. Sì, la zona è intorno alla biblioteca, non è proprio la biblioteca, chiaramente. Sì, abbiamo capito. Occhio ai detti. Vediamo se ci sparano addosso. Le persone. Azzetto, devi guidare tu perché mo muoio di sé. Venite tutti vicino all'officina, ci vedete, siamo fermi. Ce l'hai l'acqua, no? Sì, ce l'ho. Però scendi un attimo e bevi. Vicino all'officina, ragazzi. Aspettate un attimo che deve bere il Giuffrey. Vai. Aspetta un attimo, vai. Appunto, hai visto? Aspetta un attimo, voglio dare la volta a questo. Il meccanico ha detto, dobbiamo andare ora. È il meccanico che dice se sono i detti, quindi stai attento. La fianca di sti babbi di minchia. State attenti sui detti, se si mettono sui detti. Ragazzi, quante persone mancano davanti l'officina? Stiamo arrivando. Ma questa non è che lavora con loro, per caso, voglio sapere quanti ci sono. Dove siete, ragazzi? Arriviamo anche la del petrolio. Davanti all'officina dei meccanici giù in città.
Ok, rimaniamo tutti vicini. Black Rose stanno arrivando. Stiamo arrivando anche noi. Chi è che sta guidando il Camaro? Ci siamo spostati. Dopo lo sparo in bocca. Perché? È perché deve stare rilassato. Ah, ora hai capito. Come prima 2 minuti fa mi hai detto una brava persona, mi piace. Un po' la mazza. Lo sai, no? Guarda, un attimo devi far agire con lui. Al cimitero, ragazzi, abbiamo controllato, era tutto vuoto. Chiedici, dice di sapere la posizione. Cioè? Ha detto che se ci riuniamo tutti al Benny ci porta lei. A Benny's, torniamo a dormire indietro. Cosa? Ragazzi, Jim mi ha detto che ha la posizione. Ha detto che ci raduniamo tutti al Benny se ci porta lei lì. Ragazzi, Murieta. Murieta. Da là stiamo. E non sparate. Che cazzo devi sparare? Non sparare. No, facciamoci sparare allora. Ma mo sparo Andrei, guarda. Faccio finta che sono. Oh cazzo, ok. No, io sparo a questi. Non sparare. No, Andrei, però. Guarda qui, vai, madonna. Nas, a chiappa Nas. C'era qualcuno che ha detto delle cose che parlava da me. Ecco, hai visto? Era sul tetto dell'SD. Non fa niente. Certo, non fa niente. Vabbè. Sì, ma secondo qua me stanno, vabbè, era qualche arancia. Io mi sto zitto, ora vediamo. Per me secondo finisce tutti morti. Sì. Ah, finalmente. Ma io poi me ne vado. Mi aspetta. Ti aspetto. No, togli sto punto, ragazzi. Saluto, ragazzi. Poi scusa, sono... Ragazzi, tutti a Murieta, tutti. Ho visto, tutti a Murieta, tutti i sensi. Tutti a morire. Tutti quanti. Guarda, devi andare. E poi dove? Qua a sinistra, mi pare. Non ci sono mai andato a sto Murieta, che cazzo è sto Murieta? Cosa? No, ci sono andato all'epoca, non ti ricordi? Quando ho comprato la K. Quel furgoncino che mi aspettava Murieta, con la K. Ragazzi, perché stanno già sparando. Ma come da siamo già qua, no? Ok, state attenti. Qua sono lì, già li vediamo, torni indietro. Non sono loro quelli, eh. Prima di qua, eh. Oh, ma vuoi far scendere? Lo spengo, non mi fa scendere, che cazzo hai fatto la macchina? Niente. Non mi fa scendere. Cambia posto. Ma che c***o? E di là si è rotta la serratura. Andiamo a vedere. Qui stiamo messi male. Ok, arrivo, stai tranquillo, arrivo, sto arrivando. Mettiamoci un po' per l'altro. Finché non vedete Nathan qui fuori, nessuno si muove. Quando Nathan è in sicurezza, fate il cazzo che vi pare, non mi interessa. Ma no. Prima fate venire Nathan qui, ok?
Se vuoi posso darti qualche consiglio. Ok, ma fallo velocemente perché è abbastanza impaziente la signora. Ragazzi, come è andata a star sicuro, poi interveniamo noi, eh? Mettiamoci un po' a destra, un po' a sinistra. Ok, ragazzi? Okay. Per ora devi starmi lontano e basta. Io... non che la cosa mi interessi, ma... ti ricordo che se mi sparo in testa muoio tanto quanto muore Nata. Quindi... qualunque cosa volete fare, fatela col cervello, Diego, grazie. Diego, tu porta qui Nata, poi ci pensiamo noi, eh? Sì. Vieni, tutti quanti vicini, dai. Joel? Viene? Ancora? Sì. Oh, stasera sei nervoso? Un colpo? Chi c'è? Con te? Che? Ho detto che siamo qua. Sei un po' nervoso stasera. Oh, vabbè. Sei avvisato, Andre? Io sto più nervoso di te. E poi sono quello nervoso. A me mi secca, io mi sto annoiando. Siamo qua. Ci siete venuti mai a morire? Dov'è la cazzo? Dov'è Mike? È lì dietro. È lì dietro. Dov'è Mike? Bene, un po' di petrolio. Sopra di qua ci stanno degli edifici. E noi stiamo qua. Ok? Prendiamo il lato destro. Quella con i capelli non si mi sta sul cazzo. Comunque qua siamo scoperti, no? Come? Sì, ma dovremmo appostarci. Dico, qua siamo scoperti. Perché qua abbiamo la testolina di fuori, capito? Certo. Anzi, ma se prendiamo il lato destro. Mettiamo la macchina. Possiamo usare le macchine come scudo. Ma sì, sì. Siccome sono lì in centro e siamo tutti qui a sinistra, ragazzi. Ok, leva. Levato. Col NOS vorrei metterci in contattura, è agitato. Ma guarda, se fai un pochino di più di rumore con la macchina magari. Davanti a me ho un show con tutti i camion senza è quello che parla in radio. Stanno tutti davanti, ok? Che non mi ha dato niente. Sì? Dietro di stare calmini con le auto. O sì, se sì, fanno sì. Operare, te lo dico. No, se stavano mettendo un'auto davanti per fare la copertura. Ok. Sì, no, il prossimo che fa battute sul rogo ci è. Te lo dico. Ok. Sono Jay, dove cazzo piace? Jay, Murrieta, stai attento perché sparano. Raggiungici, però stai molto attento. Aspettavo il mercato, dovevamo vederci lì. Ho provato a contattarti, Jay, ma ci stavamo spostando velocemente bello. Perché ci avevano detto la posizione. Di rumore. Siamo nascosti dietro, cioè.
Che voleva qua? Comunque ancora tutto tranquillo qui. Te l'ho detto, ho detto che noi dobbiamo fare un muro con la macchina. Ah, ok. Dai, qua tutto è super. Ah, è tutta. Ok. Sì. Tutta infuocata. Oh, e basta. È appena finitela. Ma dai, io di smetterla di far battute sui roghi. Sui? Roghi. Ma chi l'ha fatto? Ma che ne so. Vabbè, non parliamo più di lei, dai. Proviamo discorso. Aia, aia, mettiti giù. Aia. Vabbè, aia non è il cervello, quindi non muore, tranquillo. Ma se ci mettiamo a destra, ragazzi. Ma se lo porto. Non puoi metterti a destra, sono lì davanti. Una pantera, ragazzi, sono... a sinistra. Una pantera a sinistra. No, è no, è con noi, è con noi. Aia. È del mercato. Chi sei? Check radio. Sta arrivando Diego con qualcuno che non è dei nostri. Una passata. No, ora viene a prendere degli amichetti. No, va bene, perché non vuole giocare da solo. Non fate niente di stupido e uscite fuori. Tranquilla. Lì sono proprio quelli lì in fondo. Lo so. E ce ne sono anche altri laggiù. Prego, prego, avvicinatevi tutti. Chiedete a quei ragazzi laggiù di avvicinarsi per favore. Ragazzi, avvicinatevi. Ragazzi, avvicinatevi. Uno a due. In faccia. Prego, Diego, vieni pure vicino a me. In faccia. Mi sono già avvicinata. Hai sentito qua? Quanta bella gente. Guarda, guarda. Quanta bella gente. Salve, salve, è un piacere poter fare la conoscenza di ognuno di voi. Ognuno di voi. Allora, siamo tutti quanti qui riuniti per il semplice fatto che stiamo giocando, ma in questo gioco gli unici invitati, o comunque sia, gli unici partecipanti, sono Nathan e Diego. Il gioco è semplice, una vita per una vita. È uno scambio, tutto qui. Noi abbiamo preso una vita per averne un'altra in cambio, è chiaro? Quindi, se pensate di fare qualsiasi altra stronzata, appostarvi sui tetti, stare ben armati, prepararvi a combattere contro tutti quanti noi, state pur certi che morirete tutti quanti. Sono stata chiara? Voglio una risposta. Chiarissima. Chiara. Chiara. Sì, ok, visto? Bene. Vedete che possiamo andare d'accordo? Vedete che possiamo essere amici? Amici. A me piace avere dei nuovi amici. Non credete? Certo. Bene, bene, bene. E così. Quindi, ora noi effettueremo questo scambio. E se le cose andranno per il verso giusto, riavrete il vostro piccolo e dolce Nathan. Ma lui... lui viene con noi. E non potete fare niente che possa cambiare questo fatto. Una vita per una vita. Scegliete voi. Qual è la vita più importante? Quella di Nathan. La sanno già la risposta ed è la prima che hai dato, grazie. O quella di Diego. Ma mi piace avere pareri differenti. Affanculo. Mi piace poter ascoltare le voci di tutti, mio caro. E in questo momento sono io a fare le regole. È chiaro?
professore si sta mangiando qua, si sta facendo male qua. Quando fa... Mamma mia. Stiamo perdendo tempo, potremmo... Oh, come? Ah, nada. Ah, Dio santo. Cazzo. Ho capito, è da troppo tempo che non mi sto sfogando e non ho fatto del male a neanche quel ragazzo. Dovreste essere molto grati di questa cosa. Quindi ora possiamo continuare il gioco. È stato un piacere fare la vostra conoscenza. Spero che voi possiate collaborare e non mettervi in mezzo, altrimenti dovrò uccidervi tutti quanti. Ma prima di uccidervi, farei in modo che tutti quanti voi soffriate. E credo che qualcuno ha già avuto a che fare con noi. Non è vero, Carter? Andiamo. Che il gioco abbia inizio. Mezzo. Sono almeno in 5. Fa giocare a scopa, no, vero? Sì, sono 4 fuori e 2 rientrano. 2 sotto, 2 di girano sui tetti. Ma tanto male, ma giocare a scopa non è più bello come giù. Dai, vita con una vita. Madonna. Chi è? Ragazzi, ti qualcosa? Ragazzi, riuscite ad avvicinarvi? Ti ricorda qualcosa, sì. Che esci? No, voglio la persona che ha appena detto questa cosa. Mi sono rotta il cazzo, no, della gente che scherza con la vita degli altri. Chi ha detto questa cosa? Cosa? Che giocare a scopa non era meglio. Chi è stato? Non lo dico. Chi è stato? Non lo dico. C'hai avuto le palle di parlare. C'hai avuto le palle di parlare adesso, perché non parli a uno? Perché devo parlare con te? Lasciamo qua a fare la guerra con te. No, non mi interessa, Ateri. Chi è stato? Non lo dico. Alza le manine, dai. 2. Aspetta. 2. Allora. 2. 2 più vicini, sicuro. Chi è stato? 4. 2, scusa. 5, 7. 8. Già. Oh, merda. Non riesco, troppo. Ok, non fare nulla, ci ho appena parlato dicendo che se facciamo qualcosa non ci danno nada. Almeno sai senza contare Diego. Raga, raga, appena libera cioè, annonnata. Hanno portato via Diego. Bisogna liberare Diego appena lascia nave. Dove siete, vengo lì. Siamo tutti qui in basso, vicino a quei cosi che rossi che trivellano, non so come si chiamano. Vabbè, io qua vedi che sto zitto. Come chiamano questo posto loro? Porco picchi. Ma che si può salire di qua? Come si può salire? Ma non lo sapevo. No, ma è brutto prenderlo, no, c'è tutto questo cacca alle scine, non va bene proprio. No, io amo i cani, non voglio. Sì. Quando lo. Se io ti auguro di non. Io non controllo ormai quel cane. Tanto se ci incontriamo, poi io lui assaggio il sangue qui. Cosa sta succedendo? Niente, quelli sono quella signora.
fa parte di un gruppo che si chiama, che si fanno chiamare Becchini, e hanno preso un ragazzo. Jay, stai attento se sei tu in moto, per favore. E in cambio qualcuno sto cercando di capire dove fare siete. Un gioco, dicono loro, per io sapere ti sento, ora non ti sento più. Ah, ok, solo che adesso gli stanno chiedendo la vita di uno in cambio di un altro. Morirà uno. Siamo dietro dove ci sono, non so come spiegartelo, tipo trivelle, non so cosa. Credo che si stia sacrificando per la salvezza del ragazzino. Cazzo, brutta sera. Non posso, che questo posto è pieno di trivelle. Sì. C'hai ragione anche tu. Siamo Muria, da dove c'è il loro covo, ma dalla parte di dietro. Molto più vedo psicologicamente, sai. Sì, mi sembra da un po' pazzo. Fermo, vieni avanti. Ah, lasciamo stare. Non è pazzia, è malattia. Con la linguetta. Io. Parlato. Lo so. Mettiti a. Mettiamo la lascio parlare a chi deve parlare, ma. Non capire cosa vuole fare io. Mi sa che si è andato a letto. Non ho risposto. Dai. Io dico solamente che non dobbiamo sparare, secondo me. Ci ascoltiamo quello che ha detto lei. Io non sparo una botta. Ci pensa. Io non sparo manco. No. Io mi prendo il camoscio e vi lascio qua, che sono fatto. E ho detto stavo facendo dopo là. La devo buttare in acqua. Sta zitta, sapete. A poi galleggia. Io devo vedere che. Devo vedere che facevo. Andiamoci qua. Tanto abbiamo le balestre. Non sto capendo niente però che sta succedendo là dentro, che cazzo. Cioè facciamo andare due a una persona là dentro così inutilmente. Tiene, ci vuole molto stare là verso destra, dietro a quella casa. Almeno vogliamo salire pure subito sul tetto dopo. Vedi che l'edificio è qui dietro, è dietro questo qua davanti. Lo so. Da Camacho puoi salire. Da Camacho sale sopra il bitico e poi sale sul tetto. No, ma non è quello dietro in fondo. No, questo qua dietro qua c'è un altro edificio che puoi entrare. Ma di solito è sempre quello laggiù in fondo. No, se lo sai tu. Da quello laggiù in fondo si può entrare, che se va sotto c'hanno pure l'arena per i combattimenti. Sì. Io me volevo mettere dietro a questo qui davanti, che come ci dicevano che nada ne è fuori, saliamo sul tetto e agiriamo. Quello ha detto. Mi raccomando. No, adesso, appena esce nada. Lo so, a questo punto è meglio che ci mettiamo uno sopra quel silos. No, prima di metterci in posizione aspettiamo che esce nada. Ah, ma chi si muove da qua? Io non sparo un colpo, te lo dico prima. Anche perché qua sembra la stessa storia. Ammazzare! Ah, sai, cerchiamo di aiutare, quella ci vuole fatto, cioè. Ci vuole far prendere fuoco. Tutto a posto, ragazzi. Dov'è William? Non c'è. Bello zingaro, è sempre la cosa però di tornare sul finale, vabbè. Non facciamo flame, siamo flame tutti. Sono io. In pratica loro hanno una specie di covo sotterraneo. Sì.
bel ring. Esattamente. E hanno un cagnolino. Sì. Che a me mi sta prendendo addosso su quel pantera. Avanti, cacare addosso. Qua è buone. Questi se ci fanno il giro da destra, qua ci fanno a tutti quanti. Bim 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 bim. Oh. Ma vediamo. Ah, io guardo un po'. Io manco ballo più, cazzo mi hai fatto? Ehi. Che devo dire? Ah, vedi come si agita, madonna, manco se avevo detto qualcosa di... Guarda che sta fango. Che spara, manco spara, non interessa. No, no, guarda Andrea. Lascialo perdere Andrea. No, la coltellata, no, così si è a posto. Andrea, vieni qua. Andrea, vieni qua. Io da qua vedo tutto. Oh, ma io là dov'è? Là. Cioè, non c'era posto in macchina, abbiamo accompagnato a casa. Ecco. Ah, non c'è qua stasera. Scappato Carter. È nata, non è Carter. È nata. Chi si è trasformato? Villa, andiamo a vedere. Ne vuoi uno? Sta prendendo fuoco. Raga, non state tutti insieme lì così che se esce qualcuno che spara vi fa male a tutti. Aia, tu sei sulla destra? Sì, so io con un altro dei miei qui sulla destra. Se viene qualcun altro poi ammazzare sul tetto. Ok. Aspetta un attimo, come intenzione di agire? Io sono con voi. No. Raga, qualcuno vede se è uscito qualcun altro da quella porta? A sparpagliarvi un po'. Allora ragazzi, ho messo delle macchine vicine ai camion per salire sui tetti. Ho cominciato a salire sui tetti e fate perimetro. Io sento passi che salgono le scale. Chi ha le armi a lunga distanza salga sui tetti, chi ha armi da vicino a cazzo state giù, state giù. Carter, dove sei? Sono con Nathan. Siamo dietro l'auto. Vabbè. Andiamo. Ah, arrivano pure Davide e Sancho da te. Vediamo. Ho sentito male o ho sentito uno sparo? Stanno sparando con la balestra, ragazzi. Vabbè, ragioniamo. Focussatevi sui dardi rossi, ragazzi. Non li calcolate proprio. Ok. Va bene. Mm-hmm. Io? No, radio cuore. Sì, sì, sì. Certo. Ricevuto?
potete comunicare, grazie. Ragazzi, mi raccomando, non sparate ai lupi e ai vampiri, a nessuno. E non dobbiamo entrare là dentro in 30, ok? Mm-hmm. Ci vuole sempre copertura fuori. Per Diego queste altre. Hanno appena chiuso una porta, è uscito uno, ha chiuso una porta. Ok, ragazzi, se li vedete, diteci dove sono. Raga, ascoltate, io vi seguo, appena finisce il fumogeno esce uno per buttarne un altro, dunque come vedete uscì qualcuno da quella porta, fate fuoco, abbattetelo. Aia, non è un... Ok, ho capito, ma tanto dal dito che è entrato, dunque il primo che esce abbattetelo, è andato uno. Cioè? Fumogeno finito, attenzione che usciranno per buttarne un altro. Ma Carter dov'è? Ora qua sotto. Vai, sei zitto, stai la prossima volta di bagno. È tutto cazzo, sempre ripetitivo, sei. Sì, ci sono lupi mannari, bambini, mutaforme. Mutaforme. Madonna che femme, fuoco. Primo lupo è entrato. Secondo. I lupi sono dentro. Pantera. Io sono nel container, se escono da questa porta avvisatemi e mi sparo. Raga, ma chi avete sparato? Raga, non ci possono aiutare, dobbiamo cercare un modo di entrare, raga. Molotov, chi ce l'ha? No. Io posso aiutare. Sono un pochino più resistente di quello che posso tancare qui. Sono qui dietro la porta dove hanno appena sparato il fumogeno. Io ho un canne mosse, se sono davanti alla porta avvisatemi. Ma, per me non usciranno mai. Occhio a quello dentro il container. Sì, mi sto coperto, voi non sbagliatemi. No, proprio per quello, perché se no vi colpite. Fate sparare me per primo, se mi prendo mi sparate. Sì, dai, io sto coprendo solo la porta, non arrivo a prendere te. Avvisami solo se esce perché scopro io. Giovanni, li traccio la porta. Aseris. Dove sei? Al container. Stanno andando a sparare, credo, freccia. Sì. Sono caduto come un fesso. Ragazzi, i lupi non possono entrare, né tantomeno io, quindi dovete far voi. I lupi che hanno sono provati ad entrare, hanno visto come erano armati o altro? Negativo, c'è del fumo, qualcosa che li disturba, non riescono a star dentro. Raga, il fatto è uno, vedremo qua tutti avanti la porta, organizziamoci per entrare. Aia, sfondiamo. Hanno appena sparato con una freccia.
appena sparato fumogeno, ragazzi. Stanno entrando. Aspettate di entrare. Perché stanno entrando? Sentite me. Ascoltatemi tutti adesso. A Teris entra e esce, noi dobbiamo usare Teris questa cosa per entrare, ok? È entrata la bandiera. Ascoltatemi tutti, ora io entrerò e farò anche un bel falò mentre entro, quindi se c'è qualcuno dietro alla porta gli do fuoco. Se riesco ad uscire avete via libera. Preghiamo. Toglietevi da mezzo. È entrata la pantera, un problema. Pantera fuori. Vai. Pronti ragazzi ad entrare quando esce. Appena esce. Io non entro. Esci te, esci. Sì, sì, sono da sul posto. E chi si muove? Sto fuori, si spari. Dentro, 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 ragazzi. Molotov. E chi è che sta sparando fuori? Cioè. Un casino. Troppo, andiamo fuori, cioè? Noi due. Che c'è dentro? Rimano sulle scale. Noi c'è qualche modo dopo? Sì, ma rimangono sulle scale. Se non entrano o sfondano, se non avete la coperta quando c'è da tirare modo. Fatto che solo questa come entrare. Lì, 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 lì. Proviamoci. Ragazzi, se stiamo così nelle scale rimaniamo bloccati, eh? Sono troppo fermi su nelle scale. Dovete stare lontani da lei. Nathan, sì. Dove sta? Sta qui. Aderis, quando superi il muretto, te ne trovi due davanti. Uno vicino e uno più lontano che spara. No, non è qui in fondo no. Oh, mi ando anche fuori? No, se servono qua ne ho. No, sono qui dentro, servono, quindi se li lanciamo uccidiamo i nostri. Vai, iniziamo. No, sono bloccati. Siamo bloccati. È un posto di merda, è quasi impossibile entrare. Siamo bloccati, sì.
fatto uno. Impossibile, è impossibile. No, la gente contro lo staff. Vi piace giocare con il fuoco, figli di puttana? Vediamo se ci riuscite. Vi piace? Credo sia gas, credo sia gas, facciamo attenzione. Indietreggiate, indietreggiate. Serve ben da qualcosa? No, se posso. Sì, anche quello. Stanno qua sotto questa struttura qua. Li senti proprio bene perché stanno arrivando sotto Diego. Scandinato. Non sparate. Quando esci mandatemelo da me per favore. Andate via. Sta uscendo? Sta uscendo. Prendete i feriti. Vediamo se si può salire da qua indietro. Medici? Aprite, 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 non respira, aprite. Mi servono medici. Diego qua. C'è qualcun altro ferito sotto? Raga, ancora stanno dentro, rimanete attenti che forse non siamo mai dall'altro. Tenendo le scale e Davide, appena siamo pronti per andare dietro. Andiamo via. Andiamo via. Torniamo tutti alle macchine, ragazzi, via. Tutte le macchine, ragazzi. Non respiro. Andiamo via. Allontaniamoci tutti, via, via. Fui, fui. Panzi, panzi, pa, pa, pa. Dove sta Ross? Che ne sappiamo? Non è che è andato via. Aspetta, mi controllo le mutande. Ross, se cazzotta. No, Steven, non c'è. Ci siete? C'è che ci dice se è scena. Se andiamo. Non c'è. Vedete se è là. Vedete se è uno dei feriti. Abbiamo fatto un cazzo, finita la parità, boom, vinto, non c'è neanche il body, secondo me quello se ne andava, eccolo Ras. Ras? Oh! I ragazzi stanno aspettando. Io... Ragazzi, Ras sta qua! Abbiamo vinto, visto che abbiamo preso i ragazzi, ma sono disegno. Abbiamo. Anno, più, non c'entro niente con questa storia. Questa sì. Joelle? Sì. Andiamo? Mi ha lasciato qua. Ah, sono qua. Lo direttivi. Lo direttivi? Minchia.
No, non, non è con le ieri in missione, no, quale missione? Mi serve chi tu dava. È la migliore scuola. La parte c'è io al giro. No, so shh. È da fuoco questo tipo. Beh, io sono lì muovo. Cazzo, cosa ci vediamo? Oh, a casa visto. Vedo che vabbè. Vabbè, io non ballo, facciamo di più. Carter, hai trovato il passaggio, vieni con noi? Sì, anche perché c'è la macchina qui con cui è venuta mamma e sto cercando di capire come cosa vogliono fare loro. Andate, c'è il posto, grazie Dio. Andate. Vaffanculo. Mercato? Sì. Niente, bocio, niente, un schifo. Salute minchiate, sempre per gli altri, perché cose nostre noi non possiamo farle. Dobbiamo fare le cose per gli altri. Adesso c'è mamma. E qua, cioè, poi se le fa qualche battuta, se sì, dai, si ammazza. No, ma io poi domani faccio altre live su altri giochi, faccio sempre. Vaffanculo, vai. Mi hai fatto la fiancata del camaccio, non lo so. Mi hai fatto la fiancata, io lo posso distruggere, ma che tu. Domani vendiamo tutto. Domani vendiamo tutto. Sì, punto. Vendite tutto, ok. No. Domani ti vendiamo pure a te, a Yumein. Wow. È fantasy, mi serve il fantasy. Io non lo sapevo, pensavo che era solo apocalittico. Poi in avanti ne facciamo la nostra storia. Sì. Prendi il biglietto. Sei pronto? Andiamo ad un'altra visita. No. Raga, ma è rimasto qualcuno? Sì. Ma ci fa aia o ci è? Che è rimasto? Ho sentito che stanno a sparare. Non so chi stanno a sparare, è rimasto qualcuno indietro. Chi è rimasto dentro? Io, che ho visto io, è uscito, siamo usciti tutti, però non so se qualcuno è rimasto dietro davanti alla porta. Ho sentito sparare appena sono usciti loro. Anche io ho visto che siamo usciti tutti quanti, anche perché del mercato eravamo tutti. Beh, è un po' moscio, ah, come sì, non è che è moscio. Non si sanno divertire. Guarda, si può divertire quando ci vuole. A lasciarci le penne là dentro, chi se ne frega se qualcuno è rimasto là dentro, cazzi suoi, pensate alla vostra vita, perché abbiamo salvato Nathan, Arus Sam, abbiamo salvato Nathan, perciò sta a posto, se è rimasto qualcuno là dentro che cazzo ve ne frega. Ma sai che io se parlo poi si accende davvero poi. Perché li potete dire, a me che cazzo mi frega di nada. Poi mi sto zitto. Pensate alla vostra di vita. Ma cazzo che ci vado qui. Bei tempi, Vanelle P. Era Steph. Quanti ricordi. Anche stasera mi hanno fatto pesce. Mi sono divertito prima che ora, penso. Onesto. Chi è questo? Come ti trovi? Mi sono divertito prima. Boom! Attività. Sicuro, due mamori. Mamma mia. Si sce. Attenzione tu. Che cazzo me ne... ma io poi io rimango scioccato.
cioè se, guarda, se tu poi diresti una cosa di questa a quella, guarda, se un cazzo prende fuoco e ti brucia. Vabbè, non ti puoi dire manco quando si prende gli storchi. No, che è il periodo forse, perché sto prende fuoco. È fatto da è sbagliata, la mentalità è sbagliata. È una mentalità sbagliata, scusa, se ci sta una persona là dentro, pensate alla vostra vita, se ci sta un mio amico, cioè io ho salvato un tuo amico. Appunto. Io non volevo rispondere, io volevo proprio rispondere, allora per me che me ne frega di nero. Un cazzo che non c'è nero. Poi veramente lo conosco perché è bambino. Va. Però non puoi rispondere in quel modo. Te ne volevo. Questo nostro carrocciolo. Sai che ci sta di nuovo. Daia comunque sta facendo poco troppo a suo scemo, veramente. Ma lo vendo. Lo vendo. No, lo vendo. Vendolo al mercatino di Lusa. Sì, sì, lo vendo. Ma lascialo stare. No, no, lo vendo. È una vecchia. Lo vendo. No, non ci vado. Non ci vado. Se vuoi su un lato, no, là non ci vado. Troppi streamer e... ricordati dove ci sono, se dove ci sono troppi streamer, sì, poi, non può fare niente. Quando gli ho detto, è fatto della scopa, ha fatto vicino alla rossa, ha detto lascialo stare, un coglione. Davvero ha detto così? Ora poi rispariamo. Sì, sì, ora rispariamo. L'isola, allora ricordati sempre, dove ci sono molti streamer non c'è andare. Non vale mai le live, si può fare le live, se mi dici ciò cazzo, andiamo per cazzeggiare. Oh, ma cazzo fa? Ma io non lo so che ci devo fare. Andiamo a casa, va, fangulo. Perché poi ricordati pure, gli streamer, quelli grossi, avranno sempre ragione, sempre, anche se hanno torto. Per questo non voglio, non vado là, non vado su dell'altro, perché l'altro ha pochi streamer che stanno facendo qualche live, prima ce n'erano 5-6, che ne ho mai, con più un altro ne ho 11. No, ma l'hanno modificato Stex, l'hanno fatto tutto nuovo. Tutto nuovo, tutto wow, proprio facile fare, vabbè poi devi modificare pure tu l'impostazione. Ma ora voglio vedere se dice la verità, sto struzzo. Ah. No. Io non ti ho detto niente. No, tu mi hai detto. No, no, io non ti ho detto. No, no, tu mi hai detto che devi lanciare la pece e mucci la mano. Io tu mi hai detto che tu mi hai detto. Dai, dai. No, no, no. Non è vero. Non è vero, ti sfoglio in bocca a te allora. Medico aiutava il medico. Non è vero, il primo che è andato giù è stato il medico. E il medico è un coglione. Ti voglio bene. Perché il medico deve stare dietro, non avanti, destina. E che cazzo, se non entra nessuno, stiamo là a guardarci negli occhi. Sì. Comunque. Spostatevi. Ops. Comunque cosa hai detto tu alla rossa? Cioè, ma comunque se ci stava una persona là dentro non si andava salvata, cioè che stavano sparando. Stai un attimo zitto. Apposta, mo quello glielo che hai detto a la rossa prima, lascialo stare un coglione. Per il fatto no, della scopa. Se qualcuno è rimasto. Oh, stavi vedendo lì vicino che non hai sentito. No, non l'ho sentito perché l'ho ignorata proprio. Chi è Ayamo adesso che non qua, ricordo. Qua, il favoreggio con la testa a coppola. Casco, merda, color shot. Comunque prima è ripassato di nuovo Eric. Diciamo che l'ho intrattenuto un po', voleva parlare con te. Allora, guarda, sto facendo. Ma Eric che vuole? Ma che è? No, vorrà venire con noi. La nuova fidanzata di Aya. No, ha detto che gli dava fuoco a chi ha detto quella cosa. Ma questo lo avevo capito, questo l'ho sì, sentito. Ma lo dico tu, e che l'hai detto con la parola? Lascialo perdere uno stronzo, un coglione. Ma io non l'ho detto niente. Allora, sei una merda, No, mica l'ha detto Aya. Non ha detto Aya, vedi. Vediamo Andrea, quella che c'era la voce uguale. Cosa? Ma e che... quello si è incazzato ancora. Cosa? Ah no, cioè, ci stava parlando William. Stavo parlando io. E che gli hai detto? Lascialo ma stare, non un coglione. Quel momento così. Ma non gli avevo detto niente, no, non gli ha detto poi niente. Poi c'è detto lascia stare che coglione. Cioè, che cazzo devo fare? Ma non statevi zitti, poi è stato io. Tu impara a stare zitto, scusa.
Ma quella là... Sta cercando di pararti uno e gli dai contro anche, non lo so. Era fuori di testa. Sì, ma vabbè, però sai che cosa ha detto? Esagerato, esagerato, quello siamo tutti d'accordo. Sai che cosa ha detto? Cioè, mettiamo il caso che c'è stava un uomo nostro laggiù, no? Sì, l'abbiamo sentito, infatti dobbiamo parlare anche di sta cosa, perché bisogna che abbassa le penne questi modi di fare. Però non mi sembrava il caso in una situazione del genere di sparare certe minchiate. L'aria era tesa, evitiamo sì, anche puttanate. Ma già iniziato, ha detto, sì, ma io almeno dico le minchiate per farle calmare, no? Porca puttana. La signorina rossa là. Sì, l'ha sentito, l'ha sentito. No, come appena siamo arrivati. Ha fatto toglierivi davanti perché sennò vi incendio a tutti. Ti prendo, faccio saltare al fuoco. Ho capito, adesso in un momento la prossima di un volta po' più calma, fatevela voi. Cioè, bisogna parlarci e bisogna fargli capire che abbassi le penne. Se non glielo facciamo capire noi, parliamo anche con chi sta in comunità o do chi sta frequentemente, che bisogna che abbassi le penne. Perché fino a prova contraria eravamo lì ad aiutarla. No, ma se no prendo, okay, faccio il camion dei pompieri. E la spegniamo. Non lo possiamo fare. Chi te l'ha detto? Il camion dei pompieri lo posso fare. No, non c'è. Chi è? Ma in casa c'è il casco. È 92. Stai a mercato, senti che dico, che poi ci racconti. Adesso arriviamo. Quella che ti sentiamo che sei nella nostra radio, senti che dicono e poi ci racconti. Vieni qua. Ho detto. Carter, so Aya, sto benissimo, dobbiamo parlare un attimo pure con lei, sta. Ok. Fammi capire che ho detto di male. Poi ci racconti, noi stiamo parlando per cose nostre. Ma lo so, qual è il problema? Ragazzi, andiamo, ragazzi. Ma andate, andate, vabbè, magari io vado al mercato e do fuoco a tutti quanti. Ma che cazzo succede? Aspetta. Mamma mia, ma che cazzo? Ma si devono dare una cammata, ma che cazzo succede oggi? Boh, non si può dire niente, si incazza, ma che stavo, ma stavo scherzando, ma finiamo. Non si parla. Che cosa? Dimmi che cosa ha detto. Dimmi che cosa ha detto. Dimmi, dimmi cosa. Dopo te lo faccio vedere. Fammelo vedere. Tutto in bozza. Sì, vabbè, comunque mandate là. Non c'è nessun problema, Gio Frank, sto bello tranquillo io. Sì, tu che c'hai qualcosa sempre che non ti va bene. No, la volete finire. Ok? Guarda che io ti prendo con la pistola e poi portami tu. Ma la volete? Non me ne frega niente. E poi non ti prendo. Hai capito? Se ti prendi con la pistola non possiamo fare niente. Puoi fare perché diventi immortale. Capito? Senti, vuoi guardare tu che sei tutto zoppo? Mi sembra che stai che sempre con i coglioni girati. No, ma è la serata che tutti i coglioni girati. Mi sembra che stai bene. Mi sembra a parlare con Aderis. Vai. Di cosa che ha detto che ti è rimasto dietro un coglione, non mi va giù, mi gira il cazzo, perché se era uno di noi che non mancava la coda. Ma stai più rilassato, noi siamo stati sempre molto scherzosi da quando ti sei messo sto coso FBI addosso, ti sei veramente un coglione. No, sono un coglione perché lo primo che mi spara vado a terra, dunque non mi sento nessuno. Sì, ma comunque vai a parlare lì devono stare più calmi, perché se no non manco c'ho più al mercato. Ma quando avete bisogno manco coro, che cazzo, io cosa ho detto di male? Razz, poi mi racconti che dicono. Ma non è detto male, momento magari quella cosa, non per sdrammatizzare, non c'è. No, non sto dicendo quella della scopa, sto dicendo ora Razz, della radio. Che ti faccio? Razz fa, sono al mercato, le faccio, va bene Razz. Poi ci racconti cosa dicono, non è uno del mercato, cosa ci devi raccontare, sei nell'area del mercato. No, ma quando vado su, non ti preoccupare. Vai tu perché io ci sono vado su, butto la moto. Ci vuoi andare pure tu, ci vuoi andare. Sì, sì, sì. Mamma mia. Io voglio ammazzare qualcuno. Andiamo. Voglio vedere, andiamo. Volevo dire ad... Aspetta che sposta il camion. Voglio la macchina del boss davanti, per favore. Il boss è restito. No, ma va. Ma manco ce la fa a guidare. Vabbè. No, voglio capire cosa avevi detto di male. È troppo agitato su stasera. Andiamo? No, guida tu. Fate a mano. Dire che quel ragazzo
A parte che l'ho incrociato sulla strada e... Aspetta. Era rimasto a dormire qui. Perché stava aspettando te. E sto Eri, che dovevi parlarci ieri. Continua a cercarti perché tu vuole parlare. E alla fine continua a dormire qua. Non so che dirgli. Ma io sì, ma noi ci avevamo lasciato tempo fa, però non c'è né chiave né niente. Poi si sveglia ogni tanto, vediamo se lo trovo, poi ci parliamo. No, no, te lo dico unicamente che è rimasto a dormire qua, io ti ho aperto. Vabbè, qualcuno gli sparerà quando si sveglia lui. Che devo fare? Solo no, che... perché voleva venire da noi. Lo sapete chi c'era? Lo sapete chi c'era là? Poi ve lo racconta tutto Ras. Mettetevi in radio. Qual è la radio? Di entrare in 866, però noi in 92. Ah, qual è la radio? Dobbiamo andare. Andiamo un attimo su. C'aveva. Ci stava Ras. Ma dove? L'hanno sparato addosso. Ma dove? Beh, ve lo racconta lui. Ma come te lo racconta lui? Lo spieghi? No, io non racconto più un cazzo. Abbiamo salvato Nathan, stiamo a posto. Poi tutti quanti possiamo andare a fanculo. Questo è il modo di ragionare qua. Per piacere. Vabbè, butto una bomba in questa base, dai. Mi porto là. Bandisci. Ma dove te l'ha raccontato? Fammi capire. Come te l'ha pica lì? Ah, vabbè, ora guarda, aspetta. No, ma pica lì, che cazzo dici? Ma dove l'ha scritto? Che cazzo dici? Non vedo un cazzo. Ross, mi senti? In quale radio sei? Vieni sulla nostra radio. No, ma non balliamo in radio. Non ballare in radio, soffrendo, tu sai che caso un pugno di... Oh, dimmi. Sì? Dimmi, sono Ras. Ras, ma te l'hanno sparato addosso? No, a me niente l'hanno fatto. E a chi hanno sparato? Andrea. Mi sembra Andrea. Ma quello Andrea sta qua? No, sì, ma l'hanno sparato, l'hanno curato. Ah, ok. Ras. Cioè non sappiamo neanche i nostri uomini dove cazzo stanno, no? Vai, dove è andato? L'ho detto Giuffè. Sì, stavo per arrivare. La nostra ora è finita. Ma stasera è il ciclo tutto. Ma no. Cosa ho detto di male? Dopo ci racconti, che dicono? Che cosa? Prima in radio. Faccia Ras, fa solo al mercato. Dove siete? Io lo faccio solo a casa, poi ci racconti che dicono. Cosa ti devo raccontare? Se ti ricordo se non andato di mercato. Ma cosa ho detto di male? Fammi capire. Ho detto che poi ci racconti, noi stiamo facendo la nostra riunione. Se ne va quella merda. Ci rimane là. Lascia la signorina al mercato, loro prendono a cattere con loro. Tu? No, io voglio capire qual è il loro problema. Finalmente serio. Non è tu pesci un sushi. Ma ti faccio vedere io che convinto. Sei calmo. Agli altri dobbiamo ammazzare noi adesso. Vabbè, ma se ti comporti così a cazzo. A cazzo, che ne sai se lui ha rapporti diversi, mica lo sai, mica sei a casa 24 con lui. Però devi far pure capire che è sbagliato quello che loro non c'hanno niente. Ma l'ultimo se no va. Fallo andare che mi. Il Black Cross, se ne va. Ah, la signorina e il russo sono andati verso giù.
Forse fosse già ci ha parlato, è arrivato prima di noi. Ma l'hai visto, sì. È lì invece, cazzo dici? Va, dove sei? Ah, ok. Ma che c***o? Io chiaro, uscendo, madonna. Raga, torniamo subito. Oh, mi sentite? Sì, ragazzi, arriviamo subito. Arriviamo subito. E dove stanno andando? Ah, noi ci facciamo io me la da casa, vado a dormire. Ma che dove stanno andando? Ok. Accompagnando Nathan in officina. Ah, aspettate un attimo. Vabbè, aspettate un attimo. Oh, okay. Oh! Madonna. Vuoi rimanere qua? Vuoi aspettare? Ma manco poco cazzo, potevo andare all'officina pure noi. Vabbè, hanno detto aspettate un attimo qua. Ma se andasse a fare così, aspetto qua lui. Lasciarli vedere perché mi devo avvelenare il fegato e il sangue per questi qua. Finisci, finiamola. Oh, ho detto che non mi sta bene niente a me. Cioè, ti rendi conto? Non ti sta niente bene, hai ragione, basta. Non ci sei mai, hai ragione, basta. Non ci sei mai. Cazzo sei dicendo? Allora tu cazzo, basta. Ma poi arriviamo a casa, ti sparo in bocca, poi se ne hai più pensieri. Beh. Ti faccio prendere un foto là, ragazzi. Ah, ma no. Che lecchinaccio. Ma che? Ma tanto non litigate e poi domani siete più attaccati di prima, non vedete cazzo. Ma non litigate con me, fate le cesse. Ma vaffanculo. Ah, avete dato fa male. Alla fine hai acquistato o gioca ancora? No, sta giocando, è andato con carte. Con carte, nada, cazzo, come si chiama? DBD. E sai che faccio? Ve lascio la DBD, così io me ne vado a letto, già da cetta. E quindi, buonanotte ragazzuoli. Sembra sei in live, DBD, aspettate un attimo, fammi vedere se è in live. Io non faccio la live con live come ieri, non c'era quello in live. Lascio da DBD così vediamo che succede. Amen. A domani ragazzuoli, notte.